noi oggi abbiamo questa no e questa. A sgasare e tu mi riprendi mentre che faccio un po' il balzo. Cosa devi? La ripresa è il massimo col polverone davanti. Sì, dà quel senso di action. Possiamo andare. Avrà non poteva venire oggi. 7 anni. Non poteva venire oggi tranquillamente. Allora... No, dice che faccio stare troppo scassate, si distrugge la motocicletta. Stasera tuo amico, che lui è fortunato perché ha un aguzzo. Lo stai riprendendo così. Allora, ci tengo a dire che il libro delle scuse è ricco di argomenti. Sì, sono... Io l'ho letto tutto, quindi le scuse per me non reggono. Ci resterà troppo male proprio dal presidente in persona, ex presidente. E quindi voglio dire, inarrestabile proprio. Sì. Vuole un po' di, come si dice, ci vuole un po' di manico, un po' di coraggio, un po' di audacia. Oh cavolo. Le vanno tranquilli. Cioè, tornate indietro, girare a destra? Perché ci siamo dentro. Magari il vecchietto di prima non era tanto... Ah, bene, fantastico. Buongiorno. Buongiorno. A lei. Sì. Case Ciancio, il navigatore ci porta di qua. Prima era questa. Quella che vi indica il navigatore è questa. Questa qua sotto? No, è abbandonata. Della parte culturale del fine settimana fuori, la grotta di Marinero. La grotta non lo so, mi sembra che sono di più di una. Ci stiamo muovendo in questo bellissimo sterrato, non so se riesco a farglielo vedere. Guarda che siamo belli. Ho sollevato perché ho capito che praticamente il fatto di perdersi non è solamente una cosa mia, ma è proprio di tutti. È tipo tre quarti d'ora che siamo sulle montagne russe. Saliamo, scendiamo, su, destra, sinistra. Tu devi guardare sempre la trazione, capito? Cioè tu devi vedere come si reagisce una motocicletta all'aggressività della salita. Le grotte di Marineo sono state oggetto di studio soprattutto negli anni 80, fra Leogodio e Ubea, Mineo e Gran Michele. Di questo luogo sono emersi numerosi reperti preistorici, dall'età neolitica e ceramiche risalenti all'VIII e VI secolo a.C. Molto particolari le incisioni con i simboli solari presenti in una delle grotte, che fanno pensare sia stato un luogo legato al culto del sole, presente sin dall'età del ramo. Facendo una ripresa di noi due che sistemiamo la tenda. E tu in mutande? No, io sono coperto. Sono coperto, non si vede niente. Volevo fare vedere la nostra proposta del giorno, che è questa. Che proposta è? La salvettina in bevuta, noi la mettiamo come deodorante per ambiente. Perché dopo un giorno di fuoristrada, possiamo dire che gli odori si fanno sentire. La strada è stata veramente no, faticosa. No, non è stata faticosa, è stata varia. Ecco, sì. Dall'asfalto normale allo sterrato un po' più morbido e quindi più
pericoloso in un certo senso. E mi piace quando tu descrivi quelle situazioni. Niente, adesso dobbiamo dormire per forza. Il nostro specialista. Nostro, siamo obbligati a dormire perché domani mattina ci dobbiamo svegliare prestissimo. I tappi per le orecchie.